in bocca esce tanto di più. Poi sentiamo un sentore di fumo, quasi di catrame, che sì, può sembrare una nota negativa, ma non lo è assolutamente. Salve a tutti e bentornati a Whisky for Breakfast. Siamo stati assenti per un po' di mesi, per una pausa estiva, come abbiamo sempre fatto, e vari eventi, manifestazioni a cui abbiamo preso parte, e finalmente siamo tornati. Siamo tornati e oggi parleremo della famiglia Laing. Abbiamo già parlato della famiglia Laing, se vi ricordate, abbiamo parlato dei grandi blended della Douglas Laing, ma la famiglia Laing, che come abbiamo già detto raccoglie e commercializza whisky dal 1948, ha due marchi, ha Douglas Laing e Hunter Laing. Oggi andremo a parlare appunto del secondo. Oggi vedremo due blended malt, che come vi ricordate sono i blended composti esclusivamente da single malt, con una dichiarazione di zona, Highlands and Islay. Ma cominciamo a vedere questo Highland Journey. Come vedete, lo hanno definito proprio un viaggio all'interno della zona. Allora, come ho già detto, è un blended malt, è formato da svariati single malt della zona delle Highland, anche single malt molto importanti e non così comuni da trovare in un blended, come per esempio Glenroats o Glengoyne. I malti sono affinati sia in botti ex bourbon di rovere americano che in botti ex sherry di rovere europeo. Vediamo un colore abbastanza chiaro. Al naso esalta subito la freschezza, una freschezza molto dolce. In bocca è delicatissimo. Sentiamo aprire note di vaniglia, di caramello. Diciamo che è un imbottigliamento molto interessante perché, pur essendo un blended malt, rappresenta fortemente la zona. Abbiamo sempre detto appunto che i blended vengono realizzati per arrotondare un po' quegli spigoli, quei tra virgolette difetti che può avere un single malt di una specifica zona. In questo caso è diverso perché sono stati miscelati dei whisky insieme per esaltare al massimo le caratteristiche che ha la zona, in questo caso specifico le Highland. Qui abbiamo un whisky con una lievissima torba, molto dolce, molto rotondo, quasi fruttato. Mi sento un po' di frutta rossa sul fondo. Assolutamente il suo nome fa fede. Adesso andiamo a assaggiare Islay Journey. Abbiamo detto che Highland Journey rappresenta fortemente la zona. Vediamo se anche questo farà lo stesso. Abbiamo sempre un blended malt, in questo caso di tutti i whisky prodotti sull'isola di Islay. All'olfatto la torba non è così invadente come potremmo aspettarci, ma già si percepisce una certa salinità. Gli whisky che compongono questo blended sono Colila, naturalmente, che ne abbiamo spesso parlato per i selezionatori, e abbiamo Staoisha e anche delle piccole percentuali di Lagavulin. Colila si percepisce subito, è veramente caratteristico, media torba, salinità, freschezza. Però la torba, che al naso non era così pungente, così rilevante, in bocca esce tanto di più. Infatti sentiamo un sentore di fumo, quasi di catrame, che sì, può sembrare una nota negativa, ma non lo è assolutamente. Mantiene una certa freschezza. Qui
si sente che non ci sono botti di sherry, infatti è tutto, tutti gli whisky sono invecchiati in ex bourbon. Risulta un torbato fresco, assolutamente beverino. Nonostante l'alta gradazione, abbiamo 46 gradi per l'Isle Journey e 46,2 per Highland Journey, e i distillati in bocca risultano molto freschi, molto leggeri, lasciatemi passare il termine. È un grande lavoro di Michelle, un grande lavoro del Master Blended, perché non è semplice lasciare le caratteristiche della zona, che è dichiarata anche in etichetta, quindi è molto importante, pur creando un whisky piuttosto beverino, piuttosto piacevole. Può essere anche un entry level alla zona, non sono whisky così difficili, ma nonostante ciò possono essere apprezzati anche dai grandi appassionati di whisky, proprio perché hanno quelle sfaccettature, quelle caratteristiche tipiche della zona. E quindi in questo nostro ritorno siamo in Scozia e, come tradizione, vi saluto. Slantevaa!